Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Signore Gesù, che ha dato ai discepoli la missione di curare e sollevare gli infermi, sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Il Padre delle misericordie, Dio di ogni consolazione, che tutti consola per mezzo del suo Figlio nello Spirito Santo, guarda con affetto di predilezione ogni persona che soffre nel corpo e nell'anima, e quanti prestano loro assistenza e aiuto. Egli si identifica negli infermi a tal punto da ritenere rivolto a sé ogni gesto compiuto in loro favore. Ricordiamo tutti coloro che, come il dottore Maurizio Cappello, si sono dedicati alla cura degli infermi. Affidiamo la sua anima e la memoria che ne coltiviamo a Maria, salute degli infermi. Preghiamo. Sii benedetto, Dio nostro Padre, per i benefici che ci hai elargito in Cristo tuo Figlio. Egli è venuto a guarire le nostre infermità e debolezze con la potenza dello Spirito Santo. Fa che tutti coloro che sono presenti in questo reparto, assistiti dai medici e dai loro collaboratori, con premurosa attenzione, curati con sollecitudine assidua, possano rientrare nelle loro case fisicamente e spiritualmente ristorati. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Lo dico una parola, che sono anche onorato di essere qui, perché sono stato compagno di classe a scuola elementare e abbiamo giocato questa volta, abbiamo giocato per tanti anni nella casa, insieme nel giardino, abbiamo condiviso soprattutto i sogni più belli, cioè i sogni dell'infanzia, in una life di incanto. Quindi mi sento veramente contento di questa presenza, e poi penso che il ricordo delle persone schiette, semplici, come era Maurizio, no? Il suo carattere, il suo temperamento, è un ricordo esuberante, anche è un po' eccentrico, è un ricordo che resta nel cuore di tutti noi. Per cui chiunque vedrà questa lapide lo ricorderà e porterà con sé una parte della sua vita. Grazie. Ci accomodiamo per un caffè e poi si riprenderà il convegno.